Buongiorno, benvenuti, ben svegliati da 7 in punto. In questa prima parte della trasmissione parliamo di sociale e lo facciamo con Alberto Cigana, direttore del Consorzio Sociale Unitario Gaetano Zorzetto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto, chi rappresenta? Io ho parlato di sociale. Il consorzio è un'aggregazione di cooperative sociali che si occupano soprattutto di inserimento lavorativo di persone con disabilità. Sì, non solo. Il consorzio appunto rappresenta 20 imprese sociali, tutte impegnate nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi stiamo parlando di collaboratori con invalidità fisica, psichica o sensoriale, piuttosto che problemi di dipendenza o persone in regime di semilibertà. È un consorzio che ha sede a Mestre con circa 1 migliaio di collaboratori associati per un fatturato complessivo di oltre 35 milioni di euro. Un'azienda più con insieme, qual è la differenza tra un'azienda e questo insieme di cooperative? Tanto per delineare la differenza, no, tra delle realtà, perché so che siete anche consociati con, associati a Confindustria. Sì, il consorzio è sostanzialmente quello che adesso si chiama mettersi in rete. 20 anni fa, quando appunto è nato il consorzio, c'era la necessità di interfacciarsi prioritariamente con committenti pubblici allora e fornire interlocuzione unica. Il consorzio è un soggetto aggregante di questo tipo di esperienze e fornisce anche supporto a quelle che possono essere le necessità di tipo formativo, consulenziale e commerciale. Quando si parla di mondo cooperativo, da anni, da quando dal 2008 è scoppiata la crisi economica, si fa riferimento ad un comparto che tutto sommato riesce a contrastare la crisi, riesce a sopravvivere, tant'è vero che anche da aziende classiche, quando si fuoriesce dal ciclo produttivo, la soluzione può essere quella di aggregarsi in cooperativa. È davvero così? Le cooperative non sentono crisi? Sì, diciamo che cercano di parare il colpo come fanno altri, onor del vero. Essere cooperativa significa perseguire uno scopo mutualistico, ovvero l'obiettivo è quello di raggiungere appunto uno scopo insieme piuttosto che singolarmente. In questo senso, ecco, probabilmente questa crisi, che più che oltre che economica è anche valoriale, ha comportato la riscoperta di questo tipo di forma imprenditoriale, che è quella del mettersi insieme e superare questi momenti. Resistiamo anche perché appunto siamo intervenuti su quelli che sono i margini, cioè magari a parità di fatturato si cerca di rosicchiare, e è pur vero appunto che è un settore, quale in particolare oltre che la cooperazione come forma imprenditoriale in sé, ma la cooperazione sociale in particolare, è un settore che sicuramente ha catalizzato la fuoriuscita, ha recepito insomma, persone che sono state uscite da altri settori, questo sì. Questo perché l'avete proprio nel vostro statuto, nel vostro DNA, l'elemento di non fare speculazione, non fare guadagno, ma avere un equo compenso sufficiente alla dignità della vita quotidiana. Sì, non solo. La cooperazione sociale è anche, ricordiamoci, un soggetto non lucrativo, quindi una onlus, e in questo senso reinveste gli utili per destinarli a finalità imprenditoriali e sociali. Nel nostro caso l'imprenditoria è funzionale allo svolgere un ruolo sociale nella collettività. Qualcuno potrebbe dire pagate meno tasse anche. Potrebbe dirlo, ma lo facciamo impiegando persone che altri non vogliono.
Altri non vogliono. Non Questa vogliono. è una frase molto, molto significativa. Esiste però una legge, altri non vogliono, la legge 68, che obbliga ogni impresa, ogni azienda ad avere, se non sbaglio, una quota parte di persone con disabilità. Però proprio come informazione abbiamo raccolto vari casi di persone con disabilità che ci hanno riferito che effettivamente loro si mettono in lista d'attesa, ma le aziende preferiscono pagare la sanzione piuttosto che assumersi l'onere di una persona a carico. È davvero così? Ci spiega, visto che voi avete proprio la finalità quella dell'inserimento lavorativo, che cosa è cambiato da quello che sembrava una conquista di civiltà ad oggi? È pur vero che la legge 68, che come dire, stimola le aziende, in particolare quelle sopra i 100 dipendenti, ad avere almeno il 15% di persone disabili impiegate, mentre quelle con sotto i 100 dipendenti hanno ce l'hanno in misura inferiore, è comunque una conquista di dignità, nella misura in cui per questo tipo di persone e comunque per la nostra società, nella misura in cui non è venuta meno questo impegno che le aziende hanno. Vero è che appunto non sempre questo tipo di impegno è mantenuto. Quindi appunto molto spesso perché quando non si... lo mantengono? Allora, parlo per l'esperienza sì, certo, nostra, che sì, è sì. L'esperienza di aziende che per mission, per scelta e perseguono e sono anche misurate in questo senso, impiegano almeno il 30% di persone svantaggiate, quindi non solo disabili ma anche persone con problemi di altro tipo, come ho detto prima. E quindi noi abbiamo scelto, e la sfida che appunto 20 anni fa si è colta è quella di riuscire, anche grazie a queste persone, di riuscire a erogare servizi, a fare impresa. Questo è. Però questo crea un'interpretazione della legge che trovare lavoro alle persone svantaggiate, però aggregandole, non integrandole con le persone più, chiamiamole così, fortunate, tra virgolette. Quindi è quasi una necessità di trovare una valvola di sfogo, invece la legge doveva essere un'integrazione, non normodotati e persone con disabilità. Quindi invece si preferisce creare delle realtà, forse perché sono più facili da gestire o perché è l'unica soluzione per adempiere agli oneri allora, che impone la legge e che impone l'etica. Allora, penso che ci siano comunque anche nell'ambito delle imprese tradizionali imprenditori sensibili e anche rispettosi di quella che è la normativa. Sì, infatti credo che non sia un fatto di mancanza di sensibilità, ma forse è una questione di conti, visto sì. Che oggi si tende a ridurre all'osso anche tuttavia, il personale preesistente. Tuttavia, pur non volendo fare in modo che le cooperative sociali diventino ghetti dove allocare persone che hanno questo tipo di problemi, la normativa consente in questo momento anche la possibilità di, per le aziende profit, appunto, di ottemperare a questo obbligo, a questo impegno sociale, anche con l'opportunità di esternalizzando servizi alle cooperative sociali quali le nostre, assolvendo per quota parte appunto a questo obbligo, quindi appaltando servizi che magari già tradizionalmente vengono appaltati a imprese tradizionali. L'auspicio è appunto che interlocutori quali il consorzio o le cooperative singolarmente possano fornire una risposta a questo tipo di problemi, perché so per certo che imprenditori tradizionali sono sensibili in questo senso. A tal proposito anche l'iscrizione del consorzio d'Orzetto a Confindustria Venezia di un paio d'anni fa mira anche a contaminare diciamo così quella che è la nostra esperienza, il nostro modo di fare impresa, e anche farci contaminare nella misura in cui molto possiamo e dobbiamo ancora imparare, e quindi penso che ci sia l'opportunità di lavorare insieme a vantaggio di una società e in particolare per chi fa più difficoltà in questo momento della società. Ecco. Visto che voi vi occupate proprio di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, dal punto di vista della produttività, della professionalità, spesso questa definizione svantaggiato
non ha nessuna ripercussione poi sulla resa, sul posto di lavoro. È essenziale trovare a ciascuno il posto idoneo. Non sì, trova? Taylor diceva l'uomo giusto al posto giusto. Sì, quindi a prescindere, perché poi alla fine sono convinta che ciascuno di noi ha delle disabilità più o meno visibili, e quindi è l'importante trovare la persona adeguata nel posto adeguato, valorizzando quelle che sono le proprie abilità. Sì, in questo diciamo l'inserimento lavorativo passa attraverso una serie di di questioni organizzative piuttosto che una struttura che è interna piuttosto che esterna. Interna all'azienda, nella misura in cui la persona dovrebbe essere messa in condizione di poter essere impiegata dopo un percorso, e questo percorso noi auspichiamo condividerlo con quelli che sono di solito i soggetti invianti, quindi le istituzioni, CERT, SIL e quant'altro. Quindi l'istituzione preposta a collaborare, a trovare un'occupazione per questo tipo di persone, e in questo senso noi le accompagniamo le persone. Fate anche da garanti in qualche modo? Talvolta ci sono magari situazioni di indigenza, e quindi l'essere cooperativa in questo senso aiuta. Quindi, ecco, infatti era proprio questo il mio riferimento. Quanto è importante che ci sia una realtà cooperativa che presenti le singole persone, piuttosto che un tempo che dall'ufficio di collocamento arrivavano direttamente all'azienda senza neanche quel accompagnamento che credo sia necessario, che poi sarebbe un accompagnamento necessario per chiunque si affaccia al mondo del lavoro, no? Riuscire a trovare anche nel caso di una persona normodotata il posto, l'occupazione più confacente al proprio curriculum, alle proprie... Sì, diciamo che il Consorzio Dorzetto agisce la sua attività nell'area sostanzialmente che si chiamerà metropolitana. Quindi Venezia e provincia. Venezia e provincia, per quel che rimane, quindi i confini. E non ambisce a andare in altre parti della regione, o nella misura in cui appunto agisce e cerca di perseguire un inserimento lavorativo fattivo, reale, che parte appunto dalle istituzioni locali, la famiglia e tutti i vari stakeholder che contribuiscono al benessere di queste persone. In questo senso ci auspichiamo di essere partner dei nostri stakeholder, dei nostri committenti, dei nostri... E non lo siete stati fino adesso? Io penso che lo siamo, e auspichiamo e vorremmo esserlo ancora e continuare a esserlo, quindi non privilegiati, ma partner appunto. Chi intende per stakeholder, tanto per far capire anche a chi è a casa, con chi interagite? Lei ha fatto riferimento agli enti locali, ha fatto riferimento però agli enti locali, probabilmente c'è la sezione politica a cui fare determinate richieste, però gli enti locali sono anche i vostri clienti, no? Ai quali voi fornite servizi. Insomma, ci fa un po', ci illustra in un riassunto che a lei sembrerà anche un po' banale, qual è la vostra attività, proprio per capire. Allora, quando appunto la cooperazione sociale 20 anni fa nacque dopo esperienze di volontariato, di genitori che si sono messi insieme per il benessere, per trovare uno sbocco occupazionale a figli che magari avevano avuto problemi o avevano problemi, appunto quando nacque la cooperazione sociale rivendicava in qualche modo un ruolo sociale che è quello di fornire occupazione a beneficio di tutta la collettività, non solamente del singolo, della singola persona. Quindi in questo senso da allora ad oggi strada se n'è fatta tanta. Una strada che oggi è fatta di oltre 14.000 cooperative sociali in Italia per oltre 320.000 persone occupate, quindi è un tessuto economico importante, diciamo. In questo senso, svolgendo un ruolo
collettivo, un ruolo sociale è importante e che questo ruolo venga riconosciuto, e lo è attraverso la legge, da quello che sono i soggetti preposti, quindi le istituzioni, quindi le aziende US per quanto riguarda l'avvio di persone con determinati problemi, piuttosto che i comuni o gli enti locali in genere. In questo senso questo partenariato si può esplicare consentendo a queste imprese di lavorare, quindi il mettere in condizione imprese che hanno scelto di impiegare questo tipo di persone e lo possono fare attraverso l'esternalizzazione di servizi sotto una soglia di comunitari che attualmente è di 207.000 euro, prevedendo appunto che l'erogazione di questo servizio debba essere svolta con l'inserimento lavorativo di persone il più delle volte del luogo. La territorialità, che significato ha? Indubbiamente per chi cerca lavoro è abbastanza facile dire cerco lavoro in un'area dove vivo, anche perché necessariamente le persone con delle difficoltà non è che si possono muovere quotidianamente con la facilità con cui si muovono gli altri, ma anche e anche per la rete di relazioni che si instaura, per una sorta di continuità, anche di conoscenza, quindi di fiducia, perché lo stigma, non c'è niente da fare, no? Lo stigma della diversità è duro a morire, quindi magari sapendo che esiste una realtà per l'inserimento professionale conosciuta, c'è un operare sia da parte vostra che del soggetto che dell'ente finale a cui arriva il servizio, che rende tutto più facile e più semplice? Sì, diciamo che per chi ha appunto problematiche varie da risolvere, le prime porte da bussare sono le istituzioni, quindi in questo senso le istituzioni si fanno carico di alcune della soluzione di questo tipo di problemi, e molto spesso la soluzione passa attraverso un impiego. E quindi la collaborazione. Le istituzioni risolvono? Prego. Le istituzioni risolvono, sono sensibili? Le istituzioni collaborano, collaborano insieme a noi, insieme ad altri soggetti, non solamente le cooperative sociali, sono. Collaborano con fondi, collaborano con provvedimenti, collaborano con scambio di dati? Per quanto ci riguarda la collaborazione avviene appunto attraverso l'esternalizzazione di commesse. Quello che noi Quindi con delle committenze? Con proprio. Delle committenze che passano o attraverso appunto una scelta cooperazione, quindi una scelta nella misura in cui noi riusciamo a fornire risposte che altri non danno, non solamente in termini sociali, ma anche, come dire, professionali, nella misura in cui infatti, i vari servizi che noi svolgiamo. Sottolineiamo la professionalità delle, cioè sì, sono cooperative di persone, fate una parte di persone svantaggiate che offrono però un servizio di altissima professionalità uguale a altro tipo di diciamo struttura. Che molto spesso appunto noi non, come è ovvio, noi non etichettiamo le persone, di conseguenza molto spesso quando la gente a casa telefona per prenotare una visita piuttosto che riceve una cartella, una prenotazione online, piuttosto che vede i nostri collaboratori sopra gli alberi con le corde, perché anche questo facciamo, oppure servizi di pulizia del nostro territorio, sono persone appunto che hanno anche una storia, un vissuto, determinate caratteristiche che, come ci sembra di notare, lo fanno bene. È singolare vedere come appunto la cooperazione sociale in questo momento, o comunque nel corso degli ultimi anni, è stato anche il la porta a cui bussare per chi non ha questo tipo di problemi. Voi siete il gruppo che ha teso una mano a chi non sapeva dove sbattere la testa. Sì, siamo anche aziende che si prestano a collaborare con le istituzioni, non solamente per le persone svantaggiate, ma per chi, come in questo momento, ha delle difficoltà economiche. Torniamo subito dopo la pubblicità a parlare proprio di questo gruppo di persone con le difficoltà economiche, che purtroppo è molto ampio. Tra pochissimo, grazie. Siamo
siamo tornati in studio, con noi abbiamo Alberto Cigana, direttore del Consorzio Sociale Unitario Gaetano Zorzetto. Voi rappresentate 20 cooperative sociali che si occupano di inserimento lavorativo non soltanto di persone con disabilità ma di persone anche con difficoltà. E prima di andare in pubblicità citava persone con difficoltà economiche e anche persone che magari hanno avuto un passato non limpido e sono uscite dal carcere, quindi difficili da collocare e da reinserire nella società. Come operate in pratica? In pratica noi, appunto, come dicevo prima, eroghiamo servizi di facility che vanno appunto dalle pulizie industriali o civili, dalla manutenzione del verde classica alla lavorazione in tree climbing piuttosto che alla realizzazione anche di piscine, anche biodesign. Servizi amministrativi che vanno dall'inserimento dati alla trascrizione di sedute consiliari piuttosto che gestione di call center, memorizzazione di documentale piuttosto che altri tipi di servizi, alcuni anche di produzione. Perdoni la franchezza, se ci fosse qualche telespettatore a casa che ha perso il posto di lavoro, che sta cercando lavoro, c'è opportunità di essere assorbito? Cioè, siete in grado oggi di, o anche di indicargli dove trovare, visto che prima si diceva che in tempi di difficoltà il mondo della cooperazione è uno di quelli che riesce a dare maggiormente risposte per una ricollocazione? La nostra esperienza, e la mia in particolare, è quella di chi si sente bussare la porta molto molto frequentemente, e proprio perché per la sensibilità che abbiamo non cerchiamo di non negare mai un colloquio. No, chiudete in faccia. Anche perché appunto l'esperienza ci porta a dire che certe volte il treno passa talmente velocemente e talmente imprevedibilmente che appunto la persona che viene in mente nel momento in cui ho visto quella persona, quindi io invito appunto a non perdere la speranza. Quindi possono venire tutti a bussare da voi? Almeno per avere un orientamento, parlo della provincia di Venezia ovviamente. Diciamo che abbiamo degli strumenti che vanno appunto nel nostro sito e quant'altro, la posta elettronica. Il nostro sito è appunto www.csuzorzetto.it, siamo su Facebook e i curricula possono essere inviati al consorzio e poi all'occorrenza appunto anche dirottati alle cooperative sociali che, ricordiamo, hanno la loro autonomia organizzativa. Chiaro. e gestionale sia dal punto di vista economico che imprenditoriale. Il consorzio è un soggetto aggregante di supporto e in alcuni casi anche di general contractor. E siete in grado, avete un'ampia rosa, tutti un po' i servizi, no? Perché sì. Sto pensando a eventuali profili che si propongono, insomma l'invito è quello di provare, appunto qui c'è il sito, se avete bisogno magari una telefonata, una visita, una mail, una può mail essere utile. Ecco. Nella misura in cui si esce col tempo all'ESL. Il che non significa appunto che siamo catalizzatori, no, però magari però è un orientamento. Può essere un'opportunità. Quello. L'opportunità che noi nel corso anche dell'ultimo, l'anno scorso abbiamo collaborato con le istituzioni, in particolare con il Comune di Venezia, come ovvio, piuttosto che altri comuni, mi viene in mente Quarto Altino, Marcon, Cavallino, per progetti a beneficio di lavoratori di pubblica utilità, quindi risorse che vengono tramite i comuni e tramite soggetti quali noi drenati diciamo dalla regione per poter, che a fronte di appunto risorse noi siamo riusciti l'anno scorso a impiegare per una parte dell'anno una cinquantina di persone che facevano riferimento ai servizi sociali, ma che quindi ridando anche quella dignità che non è un mero contributo ma è un servizio alla collettività grazie al quale le persone certe volte riescono anche a tirare avanti. Insomma c'è un'opportunità che... Ecco, l'opportunità si costruisce nella misura in cui noi
siamo, come dicevo prima, cerchiamo di collaborare con i comuni, gli enti, non dimentichiamoci che... Intercettate anche i bisogni e potete cercare di rispondere ai bisogni ed eventualmente, visto che magari riuscite a conoscere il panorama territoriale, creare nuove cooperative che rispondano a dei bisogni crescenti, non lo so, penso a famiglie che hanno bisogno di un servizio di pulizia piuttosto che di lavaggio e stiro e magari se non c'è poter dire a 3-4 persone che hanno questo tipo di competenza avviate una cooperativa che può poi far parte del progettando. Che la cooperativa è comunque un'impresa, quindi prima il bilancio e insieme a questo anche... Però non è da escludere insomma la realizzazione di una nuova realtà. È auspicabile appunto che le cooperative si nascano e crescano o si convertano in alcuni casi anche in servizi meno tradizionali. Appunto, innovativi, magari c'è qualcuno che ha una buona idea e sì, non sa come fare. Assolutamente sì, il consorzio in questo senso è un catalizzatore di quelle che possono essere le necessità da parte dell'ente pubblico e per l'ente pubblico si va dall'IPAB piuttosto che le aziende UIS. Ma anche incrociare domande e offerte. Assolutamente sì. Quindi l'auspicio appunto è di continuare così come siamo finora, ancor meglio ad avere rapporti con i vari appunto portatori di interesse e anche con quelli che ci saranno. A proposito di quelli che ci saranno, lei mi ha fornito sul piatto la domanda che doveva essere un po' conclusiva di questa conversazione. Se siete sul territorio di Venezia, ha sottolineato con forza in questi minuti la necessità di dialogare con gli enti pubblici, il Comune di Venezia, adesso c'è il commissario, andremo a elezioni presto, ma c'è anche un altro dialogo che il comparto sociale ha molto attivo, quelle con le politiche regionali, politiche sociali, anche lì in regione si rinnova tutto, che cosa chiedere ai nuovi amministratori, che cosa è mancato, se è mancato in questi ultimi 5 anni, invece che cosa ha funzionato? La cooperazione sociale sicuramente in Veneto è agita, anche grazie ad una legge regionale a mio avviso valida e che non aspetta altro di essere applicata così come è stata scritta. Ma quando è stata scritta? Nel 96. Ecco, quindi... appunto, non è ancora applicata? No, è applicata nella misura in cui, tornando appunto alla collaborazione, alla collaborazione tra pubblico e privato, l'auspicio è che appunto proprio riconoscendo questo tipo di ruolo che abbiamo, per esempio in alcuni bandi pubblici per la realizzazione di servizi l'elemento prezzo non sia l'unico o prioritario, ma magari possano essere inserite, così come la normativa prevede, clausole sociali che possono in qualche modo spingere cooperative sociali, ma non solo, perché no, aziende comunque quali le nostre. Parità di accesso insomma ai bandi. Più che parità di accesso, criteri premianti per chi impiega persone che hanno determinate caratteristiche. Uh-huh. Quindi è una legge, questo nelle nostre normative è previsto, nel codice degli appalti piuttosto che nella legge 23. E non viene applicato, mi pare di capire. Diciamo che sarebbe auspicabile che la regione piuttosto che le aziende UIS siano un po' potessero essere un po' più sensibili, ma non come dire pro domo nostra o a vantaggio di Tizio piuttosto che di Caio, ma poi perché per contribuire a colmare quel gap che persone con difficoltà dalla nascita piuttosto che indotta hanno rispetto a chi ad altri tipi che di persone. Che poi, risottolineiamo, la difficoltà che può essere legata alla non normalità per una forma di disabilità non significa tradotto in una più scarsa produttività, una minore professionalità, delle minori capacità. Perché non sempre, che la sfida che abbiamo raccolto 20 anni fa è questa. Soprattutto perché la persona va collocata nel posto giusto. Sì, e questo è ovvio, lì non dipende poi dalla persona svantaggiata, ma dipende da chi
sa valorizzare le proprie caratteristiche, credo che ci siano tanti normodotati che sinceramente sulla cui professionalità ci sarebbe molto da dire e da evidenziare. Quindi per tornare giusto un appunto rispetto alla situazione locale, abbiamo la regione in scadenza, la provincia che vedremo cosa succede. Vi aspettate più sensibilità. Che ci sia un interlocutore, indipendentemente da chi sarà, perché noi ci collochiamo con questa missione che ho detto. Io ringrazio Alberto Cigana, direttore del Consorzio Sociale Unitario Gaetano Zorzetto di Mestre, e torniamo subito dopo la pubblicità. Grazie.